Siamo pronti? Ci siamo? Vado? Allora, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo dell'inizio della conferenza stampa, ma ero stato invitato all'inaugurazione della stanza per le donne presso i Carabinieri organizzata dal Soroptimist, quindi ho ritenuto che fosse necessaria la presenza istituzionale in quella sede. Allora, sono molto contento di questa conferenza stampa perché in realtà è a coronamento di un lunghissimo percorso portato avanti dall'assessore Mannetti attraverso un processo vero e approfondito di partecipazione nella stesura di un piano fondamentale per le città moderne. Questa è anche la risposta migliore a chi dice che questa amministrazione non ha un'idea di città. In realtà, con il piano del commercio prima, adesso con il piano urbano della mobilità sostenibile, con le attività propedeutiche alla realizzazione del piano regolatore generale. Ecco qua, adesso si dovrebbe sentire meglio. Stia definendo un percorso che può a buon titolo sancire che l'attività amministrativa di programmazione sta accompagnando l'attività della ricostruzione privata, soprattutto e pubblica, in parte definendo complessivamente una città, aggiungerei io, una città territorio in grado di rispondere alle sfide moderne. Una parte delle idee sulla mobilità sostenibile l'abbiamo già messa in campo perché diciamo abbiamo accompagnato l'attività programmatoria anche all'attività amministrativa di strumenti importanti come il portafoglio idee che abbiamo, per cui abbiamo ottenuto il finanziamento al Ministero delle Infrastrutture, tutta l'attività che abbiamo fatto sulla mobilità elettrica, non soltanto con il rinnovo del parco mezzi di AMA, del Comune, della Polizia Municipale, ma anche attraverso gli incentivi dati ai cittadini. Naturalmente, per cambiare il paradigma e passare da una città in ricostruzione a una città ordinata, c'è bisogno che diciamo i cittadini si adattino alle nuove regole che pure il piano urbano della mobilità sostenibile porta con sé. Certo, serve fare ancora molte cose, stiamo faticosamente cercando di chiudere il pacchetto con ATER per realizzare il secondo parcheggio di prossimità importante del centro storico dopo quello del terminal, che è quello a Porta Leoni, che rappresenterà comunque uno snodo fondamentale, però nel frattempo, diciamo, attraverso questo voluminoso lavoro abbiamo gettato le basi, le fondamenta su cui costruire una casa solida. Ringrazio naturalmente anche l'architetto Ciurnelli l'ingegner Ciurnelli che ha accompagnato il percorso di formazione del piano urbano della mobilità sostenibile anche nei prossimi mesi, perché questo è un piano strategico a tutti gli effetti, non è un libro dei sogni, quindi passa attraverso la fase di partecipazione, la fase delle osservazioni, l'approvazione diventerà uno strumento valido a tutti gli effetti di programmazione a cui si dovranno attenere gli uffici e i cittadini. Passo la parola all'avvocato Mannetti. Sempre così questa? No. Buongiorno a tutti e grazie. Il mio sarà un intervento, diciamo, molto breve e riassuntivo perché poi voglio lasciare spazio all'ingegner Ciurnelli che entrerà più nel dettaglio del piano e quindi, diciamo, il suo intervento tecnico sarà sicuramente più interessante. Come ha detto il sindaco,
Il PUMS è il risultato di una sfida strategica che questa amministrazione ha raccolto e ha lanciato. E siamo partiti dal 2017, dalla fine del 2017, il percorso è stato lungo proprio perché abbiamo voluto seguire pedissequamente le direttive dell'Europa e le direttive del nostro governo nazionale sul percorso partecipato. Quindi dalla lettura del documento ci sono svariati capitoli dedicati al processo partecipativo, dove potrete vedere lo sforzo che è stato fatto da parte dell'amministrazione proprio per rendere questo piano un piano partecipato. Un piano che è, diciamo, diverso dagli altri piani di mobilità proprio perché ha accompagnato e continuerà ad accompagnare tutto quello che è il processo di ricostruzione post-sisma della città dell'Aquila. Un piano diverso anche dagli altri perché, come ha anticipato il sindaco, noi non solo abbiamo pianificato, ma abbiamo anche realizzato una serie di interventi anticipatori che sono stati nel corso di questi anni progettati e poi realizzati durante tutto il processo di formazione del PUMS. Interventi per i quali avevamo la condivisione e la partecipazione di tutti gli stakeholder e quindi siamo andati avanti, abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti ministeriali che ci hanno consentito di progettare già alcune delle opere che abbiamo inserito nel PUMS e quindi io mi vorrei dedicare un attimo a questi interventi, elencarli soltanto senza entrare nel dettaglio perché poi ci saranno successivi focus, perché altra cosa importantissima è che insieme al piano urbano di mobilità sostenibile noi oggi abbiamo, noi in giunta venerdì e quindi oggi vi presentiamo, abbiamo approvato anche il piano della sosta. La prossima settimana, diciamo, se ci riusciamo, cioè nel giro di 10-15 giorni, approveremo anche il piano, il biciplan, il piano della mobilità ciclistica. Quindi tutto quello che è a corollario del PUMS, piano piano sta vedendo la luce. Quindi piano della sosta, già approvato, biciplan approvato, sarà approvato a stretto giro e poi toccherà al piano urbano del traffico e al piano del trasporto pubblico locale che abbiamo lasciato un po' in coda perché a causa della ricostruzione insomma volevamo aspettare un altro po' prima di andare a disciplinare dei piani che necessitano insomma di una città maggiormente ricostruita. Quindi gli interventi anticipatori, qualcosa ha già detto il sindaco sulla mobilità elettrica, tutti gli incentivi delle bici a pedalata assistita, però abbiamo anche stipulato un protocollo con RSI per la riqualificazione della stazione che dovrebbe partire a breve, la riqualificazione del terminal, le isole pedonali, l'isola pedonale che abbiamo istituito in maniera permanente che sta funzionando. Poi tutto il progetto Intermodal Link, cioè di istituzione di queste nuove fermate con un nuovo restyling, quelle della statale 17 e della statale 80 alla Miternum, la fermata della Questura, la fermata della stazione di Paganica, e mano a mano adesso proprio in questi giorni stanno partendo i lavori al Vetoio, quindi ci saranno nuove fermate anche lì al Vetoio per l'università. Poi ci sono le zone 30, abbiamo istituito le prime zone 30, insomma è stato fatto molto in questi anni proprio perché abbiamo deciso di fare questi interventi anticipatori mano a mano che si pianificava il piano urbano di mobilità sostenibile. Da ultimo vorrei ringraziare veramente calorosamente tutta l'unità di progetto perché ci tengo a dirlo che questo piano è stato scritto dai dipendenti del Comune con il coordinamento dell'ingegner Ciurnelli, che è il coordinatore scientifico e che ringrazio. Abbiamo avuto necessità per alcuni tipi di analisi ovviamente di dare degli incarichi esterni per quanto riguarda per esempio le simulazioni acustiche, però pure tutta la VAST è stata fatta all'interno del Comune dai dipendenti dell'urbanistica e quindi c'è stato proprio uno sforzo notevole e io voglio veramente calorosamente ringraziare l'unità di progetto, anche il comando della Polizia Municipale che ci ha accompagnato in questo percorso, ci ha supportato sulle indagini, sui dati, e l'Urban Center che ha collaborato con il Comune per tutto quello che concerne il processo partecipativo, tutti i cittadini, gli stakeholder, ma soprattutto voglio ringraziare il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale perché anche i consiglieri comunali sono stati da stimolo in questi anni, hanno anche loro diciamo partecipato a questo processo che ha portato alla stesura finale del documento. Grazie. Eh,
si collega da là, penso. Sì. Tutti voi sanno che risponde a delle linee guida ben precise sia a livello europeo che a livello nazionale, come ha già detto l'assessore Mannetti. Per chi avrà la pazienza di leggere la documentazione, vedrete che la documentazione è strutturata, per quanto riguarda la relazione, in due parti. Una parte dedicata sostanzialmente a tutta la fase che ha preceduto il progetto vero e proprio, e quindi l'articolazione del gruppo di lavoro interdisciplinare, tutto il processo di formazione del piano che è stato progettato ex ante, il piano della partecipazione che è durato 2 anni, di cui una parte sostanziosa durante il Covid, il quadro conoscitivo, la prima fase del percorso partecipativo, l'analisi SWOT, il tutto restituito in un corposo rapporto e alcune tavole di analisi, tra le quali spiccano alcune analisi sulla sosta, da cui poi si è generato anche il piano urbano della sosta e dei parcheggi, e una tavola che è un sui generis. Questo è l'unico piano in Italia in cui è stata affrontata, per necessità chiaramente, ma io dico anche per virtù, una doppia lettura, che è quella in cui la città è la città attuale e quella in cui la città è la città riabitata. Tant'è che abbiamo voluto proprio chiamare questi due scenari, scenario con domanda attuale e domanda della città riabitata, riabitare. Nella seconda parte del piano c'è invece tutto ciò che riguarda la concezione dello scenario di progetto, che ha avuto un processo, è stato oggetto di un processo bottom up, cioè un processo dal basso. Io ricordo le riunioni che abbiamo fatto anche nelle frazioni, ricordo le riunioni che abbiamo fatto qui a Palazzo Fibbioni per subito prima del lockdown, per costruire assieme lo scenario di piano. Uno scenario che prevede un piano urbano della mobilità sostenibile che funge da piano direttore e una serie di piani attuativi. Lo ha già ricordato l'assessore Mannetti, oltre al piano della mobilità ciclistica che è prossimo all'adozione e al piano invece urbano dei parcheggi e della sosta che è già adottato, c'è il piano del trasporto pubblico urbano che è in corso di redazione. E adesso seguiranno o si affiancheranno il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il piano generale del traffico urbano con 2 particolareggiati che riguardano rispettivamente lo snodo di Piazza d'Armi e il polo attrattore di Colle Sapone e il piano urbano della logistica sostenibile. A questi piani, che sono di stretta competenza dell'amministrazione, si affianca un'altra tipologia di piani che vedrà la collaborazione dell'amministrazione con i soggetti direttamente interessati per quanto riguarda il cosiddetto mobility management, cioè la gestione della mobilità casa scuola casa lavoro, che interesserà oltre al comune, esso stesso deve fare un piano degli spostamenti casa lavoro, la regione con le sue 2 sedi principali, l'azienda sanitaria locale, l'università e poi il polo di Colle Sapone. Il piano è dotato di VAS, quindi è un piano che a tutti gli effetti ha assolto tutto ciò che serve perché esso si configuri come condizione abilitante per poter candidare opere e ipotesi di servizi che esso contiene a misure di finanziamento europee e nazionali. E questo è un elemento fondamentale. Voi sapete che entro il 31 maggio verrà riscritto di fatto e definito, consolidato il recovery plan
Il Ministero sta vagliando i piani adottati per capire quali siano gli interventi di portata, diciamo, sovralocale che si contengono. Nel caso vostro, per esempio, gli interventi previsti sulla tratta ferroviaria Sassa-Paganica per il rafforzamento del servizio urbano della ferrovia, ma anche, per esempio, il collegamento tra il polo universitario di Roio e la stazione ferroviaria mediante l'impianto a fune. Bene, avere la VAS è fondamentale, altrimenti il piano non varrebbe nulla. Troverete due tavole che sono collegate alla relazione e che guardano lo scenario di piano da due prospettive complementari: mobilità ciclopedonale e trasporto collettivo il primo, e tutto ciò che riguarda la viabilità, i parcheggi e le politiche incentivanti per trasferire domanda di trasporto privato al trasporto pubblico dall'altra. Vi voglio dare due numeri, non è possibile entrare nel dettaglio. I punti di forza della sfera della mobilità ciclopedonale condivisa e trasporto pubblico: un servizio ferroviario cadenzato tra Sassa e Paganica con un cadenzamento ai 30 minuti, 60 nella morbida, quindi un treno all'ora nella morbida, ottenuto per integrazione in maniera molto virtuosa per contenerne i costi tra i servizi della Terni Rieti L'Aquila Sulmona e i servizi che vengono da Pescara. Una fermata, una nuova fermata di servizio ferroviario urbana Sant'Elia, sei eliminazioni di passaggi a livello. E poi alla stazione dell'Aquila, che avrà un secondo fronte di stazione che affaccia sul lato opposto rispetto al fabbricato viaggiatori, la stazione di partenza della cabinovia d'ammorzamento automatico che, garantendo una capacità di trasporto di 1600 passeggeri ora per direzione con frequenze di passaggio ai 35 secondi nella punta, 60 nella morbida, consentirà di collegare con continuità il Roio, ma non solo il polo universitario, anche la frazione di lì, con un servizio a chiamata di navette, anche tutti quanti le piccole frazioni dell'altopiano, con la stazione e il centro. La linea di metrobus elettrica da Coppito al Terminal Natali, lambendo sul fianco meridionale il centro. Quattro nodi di interscambio tra bus extraurbani e urbani, un radicale rinnovo e elettrificazione della flotta dell'AMA, cosa che ci è chiesta espressamente dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. 21 siti di ciclostazioni per circa 1000 posti, 15 postazioni di ricarica, 9 siti di presa e consegna del servizio di bike sharing, un servizio di trasporto pubblico urbano che entro i 10 anni sarà integralmente rinnovato con il 20% di percorrenze in più, accompagnerà la ricostruzione della città, si differenzierà in linee portanti con frequenze durante tutto l'arco della giornata ai 15 minuti e linee convenzionali ai 30 e 60 minuti a seconda delle esigenze della domanda. 36 chilometri di rete ciclabile fondamentale, a cui si aggiungono tutti i percorsi ciclabili realizzati sulla nuova viabilità. 8 piani di spostamenti casa lavoro. Sul fronte della viabilità, 2.900 metri di viabilità soggetta a zone 30, che non significa semplicemente l'istituzione di un obbligo, di un cartello, di un limitatore di velocità, ma la concezione dello spazio urbano stradale che comprende anche marciapiedi, arredo, illuminazione. 10.300 metri di viabilità prettamente urbana, a cui si aggiunge il nuovo collegamento a Sergi Aragno, una valenza anche dal punto di vista naturalistico. 7.500 metri di adeguamenti di viabilità. Io penso a Canzatessa, Pettino, per dirne due, i punti più critici della viabilità che tutti voi conoscono e che includono marciapiedi e attraversamenti ciclopedonali. 13 intersezioni principali adeguate o di nuova realizzazione, penso a quelle attorno al polo di Coppito. 8 siti di interscambio per 1.500 posti auto, 4 parcheggi operativi nello scenario, si chiama in gergo MIDI, e coloro che hanno partecipato appunto alla sua costruzione sanno bene cosa significa, ci ritorneremo subito dopo in chiusura,
Quattro parcheggi essenziali. Uno l'ha già ricordato il sindaco, è il parcheggio di Porta Leoni, a cui segue quello di Croce Rossa, via 20 Settembre e Villa Gioia, per complessivi 900 posti. Questi sono i parcheggi essenziali visti alla maturazione, il processo di maturazione della ricostruzione e riabitazione del centro. Poi ci sono parcheggi operativi PUMS che sono stati recepiti dal piano urbano dei parcheggi, i quali non sono essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi base del PUMS, ma consentiranno di portare a regime un'operazione di completa riqualificazione di tutto il centro e le aree adiacenti. Mi riferisco a Viale Gran Sasso e il polo di Collemaggio, quando esso evidentemente verrà rifunzionalizzato. Un parcheggio pertinenziale, che è una scommessa che viene lanciata al piano regolatore nell'area di San Silvestro e che ha la funzione, essendo solo per residenti, di diminuire la pressione della sosta da parte dei residenti, la sosta lunga, sulla viabilità storica. Degli otto piani ho già parlato. È stato fatto un gran lavoro dal punto di vista degli scenari. Non abbiamo voluto puntare troppo in alto con l'impegno di risorse per la gestione e ci siamo fermati ad uno scenario intermedio, che soprattutto per quanto riguarda le risorse che verranno impegnate anno per anno per la gestione del trasporto pubblico. Di qui il concetto di scenario MIDI, quindi intermedio, tra uno scenario minimo e uno scenario massimo. Questi scenari prevedono il potenziamento del trasporto pubblico, l'interscambio, l'integrazione tariffaria con il treno, prevedono e con i servizi extraurbani, prevedono alcuni interventi stradali invarianti, non hanno recepito, perché così si è espresso il consesso del partenariato, il collegamento SS80 e SS17 all'altezza del Vetoio, in prossimità dell'ospedale, per tutelare un'area ambientalmente molto sensibile. E poi, ripeto, una doppia visione importante. È stato fatto un lavoro meticoloso con l'aiuto, oltre che del gruppo di lavoro, anche dell'urbanistica, per cercare di, e dell'ufficio di costruzione, per capire quali saranno le dinamiche dei prossimi anni. Io credo che da questo piano si potranno attingere, attraverso il monitoraggio, tante informazioni interessanti che potranno servire in altre zone d'Italia, dove per tanti motivi più disparati, senza rincorrere i processi di ricostruzione, li si potrà seguire, monitorare per ottenere dei risultati coerenti in termini di mobilità sostenibile. Quali sono i risultati che ci aspettiamo? Ci aspettiamo una riduzione nell'ora di punta e ancora più sensibile nell'ora di morbida delle percorrenze dei veicoli privati sulla rete. Questo è stato confrontato anche con la domanda a riabitare, lì la riduzione sarà leggermente più sensibile, quindi a centro storico e a limitrofe riabitate, con una riduzione importante di tempi spesi sulla rete, perché avremo una rete più fluida anche grazie all'impegno del trasporto pubblico e all'utilizzo della bicicletta, con una riduzione che arriva a sfiorare il 20% in termini di tempo speso sulla rete di trasporto privato. Un incremento importante rispetto a quella base che vedete, quello zoccolo che costituisce la domanda che oggi utilizza la rete di AMA e che sarà dovuta essenzialmente, è il verde diciamo intermedio come tonalità, a persone che decideranno in piena libertà di poter utilizzare un trasporto pubblico che finalmente dal mattino alle 6.30 fino alle 23 avrà una rete portante con frequenze stabili e modulate poi nelle ore di punta per quanto riguarda e nelle ore di morbida le linee convenzionali. È stato fatto un lavoro di ingegneria economico-finanziaria che ha preso in mano le risorse, tante, che già siete riusciti a far convergere sulla vostra città e che chiedono una gestione sapiente. Questo piano costa tanto, sì, costa tanto, costa 200 milioni di euro in 10 anni. Di questi però, già oggi, 56 sono risorse assegnate.
Oltre a ciò ne abbiamo circa 50 che sono 45, scusate, che sono di interventi su impianti di rete ferroviaria italiana, eliminazione di passaggi a livelli, viabilità ANAS e decarbonizzazione del parco autobus, che possono essere ricondotti a finanziamenti nazionali su linee di finanziamento già in essere, dall'accordo tra RFI e la Regione Abruzzo per l'eliminazione dei passaggi a livello, per completare quello che dopo il sisma è stato affrontato. Non basta fare le nuove fermate per far diventare la ferrovia appetibile, dobbiamo avere evidentemente anche una ferrovia che non sconti le inefficienze e i rallentamenti dovuti ai passaggi a livello. Solo per citare questo. E per quanto riguarda i bus, il piano nazionale strategico della mobilità sostenibile, che nei prossimi 12 anni assegna risorse anche alle città che si dotano di PUMS e non solo alle città metropolitane, risorse per la decarbonizzazione del parco. Vedete qui una ripartizione delle risorse. Io sono molto contento perché tutto ciò che vedete lì in due colori verdi e che riguardano la mobilità ciclopedonale, condivisa, elettrica, il trasporto pubblico, sono qualcosa di più rispetto a ciò che serve: parcheggi di interscambio, messa in sicurezza, nuova viabilità, alla modalità privata, che non dobbiamo demonizzare, dobbiamo soltanto renderla interagente in maniera non conflittuale con le restanti modalità di trasporto. Per quanto dicevo prima, in realtà ci sono altri 25 milioni di euro che dobbiamo togliere da questo novero di risorse e che riguardano i parcheggi, nel senso che gli essenziali per il PUMS assommano a 20 milioni di euro, gli altri sono parcheggi che potranno essere realizzati per esempio in project, Viale Gran Sasso, una città, il polo di Collemaggio, e quindi questo bilancio diventa ancora più favorevole per il trasporto pubblico e le risorse da reperire direttamente scendono da 104 a 80 milioni di euro. Una sfida comunque importante, ma che è possibile cogliere. Abbiamo anche fatto una valutazione scandita per periodi, breve periodo, medio periodo e lungo periodo. Nel breve periodo, i prossimi 3 anni, dovremo andare a caccia di risorse per 6 milioni e 300 mila euro per conseguire gli obiettivi che ci siamo fissati a 3 anni. Nel medio periodo scattano le sfide importanti. Ecco, questa è una caratteristica di questo piano, ha bisogno di un costante monitoraggio. E chiudo con questa raccomandazione. Il piano non finisce oggi, il piano anzi nel vostro caso continua, posto che durante la sua redazione siamo stati coinvolti nello studio di idee, progetti che venivano dai cittadini, da portatori di interesse, alcuni dei quali sono confluiti negli interventi anticipatori di cui si diceva prima. Bene, c'è un piano di monitoraggio, qui vedete soltanto il loop che lo caratterizza, gli indicatori che utilizziamo e solo una parte degli indicatori che ci diranno in che direzione stiamo andando e se stiamo andando nella direzione giusta. Le direttive dicono chiaramente che è possibile sbagliare, il problema è non perseverare, perché perseverare, come si dice, è diabolico. Ecco, allora il tema sarà di anno in anno costruire un processo che prevede progettare e realizzare, ricercare finanziamenti, mettere cioè le basi per ciò che dovrà avvenire non domani, ma tra 2 anni, 3 anni, 5 anni. Io mi fermo qui. Vi auguro di cuore buon lavoro, per me è stato un onore tornare a lavorare in questa città con tante persone a cui mi lega un'amicizia sincera, spero ricambiata, e vi auguro veramente di cuore di poter utilizzare questo strumento per far splendere questa città all'interno dell'Appennino, come essa merita per la sua storia che è unica. Grazie. Volevo aggiungere aspetta, una cosa. Un attimo, dobbiamo prendere il microfono. Scusa, mi stai male. Quello che c'è. Scusate. Ancora non sappiamo. No, volevo aggiungere una cosa importante a livello procedurale, no? Perché è giusto spiegare anche ai cittadini che cosa succede. Adesso il PUMS è stato adottato da parte della Giunta e sarà pubblicato da domani sull'albo pretorio, sul sito del Comune, eccetera, eccetera.
e gli stakeholder hanno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni. Dopodiché, e questo è un termine perentorio, quindi entro 60 giorni dovranno pervenire le osservazioni. Ovviamente sarà a disposizione a livello cartaceo, poi sarà scritto sul sito sia qui dal segretario generale che nella sede di Via Vezzano. Una volta pervenute, scaduto il termine di 60 giorni e pervenute le osservazioni, noi dovremmo esaminare, appunto, elaborare le controdeduzioni e preparare il documento definitivo che poi sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale. Una volta che il Consiglio Comunale lo approva, poi il piano diventa definitivo. L'adozione però è importante, come ha spiegato Ciurnelli, perché entriamo in un meccanismo di attenzione da parte del Governo, anche abbiamo la possibilità di chiedere finanziamenti, insomma è un passo importante per la nostra città che ci fa sperare bene per il futuro e per la realizzazione di quanto è stato qui previsto. Grazie. Grazie Assessore, chiedo ai colleghi giornalisti se ci sono domande. Sì, posso? Sì, posso? Prego Roberto. Sì, una cosa che ha detto la presentazione, mi è fatto capire che è previsto uno su Viale Gran Sasso, lì ho capito male, cioè volevo sapere di cosa si tratta esattamente, quando si è parlato di aree sosta e di parcheggi si è fatto riferimento a Viale Gran Sasso, quindi volevo capire un po' di che progetto si tratta. Il piano della sosta. Allora, passiamo. Sì, buongiorno. Come dicevo prima, il piano... Pardon un attimo, abbiamo un... Perfetto. Allora, dicevo, parallelamente al piano urbano della mobilità sostenibile è stato redatto il piano urbano dei parcheggi, perché essendo infrastrutture importanti era necessario che questo processo di approfondimento tecnico avesse luogo non dopo, ma durante la redazione del piano. Il primo livello è stato quello dei parcheggi di interscambio, poi si è passati a quelli operativi. Tra quelli operativi noi abbiamo chiesto che fossero indicati una serie di parcheggi che ci aiutavano a risolvere alcune tematiche relative all'eliminazione della sosta su strada e all'accessibilità al centro storico. E questi sono Villa Gioia, un parcheggio lungo via 20 Settembre, poi il parcheggio della Croce Rossa e Porta Leoni, che completano la dotazione circostanti al centro storico. Dopodiché, nel piano urbano dei parcheggi, anche in relazione ad una riqualificazione dello stadio, si è ipotizzato, questo è contenuto nel piano urbano dei parcheggi, che potrete, non appena pubblicata la documentazione visionare, mi sta dicendo l'assessore che ci ritornerete anche con un focus, è stata ipotizzata la possibilità di eliminare progressivamente la sosta di Viale Gran Sasso spostandola più indietro in una zona interrata presso lo stadio, che non viene eliminato, per l'amor di Dio, verrebbe ricostruito. E di qui nasce il ragionamento che vi dicevo prima relativamente al project financing. Ed è per questo che questi interventi, diciamo, di fase 2 migliorativi non sono stati considerati essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi del PUMS, ma sono comunque contenuti in esso e dettagliati nel piano urbano dei parcheggi. E mi fermerei qui. Grazie. Sempre il microfono. Ma ci sentite anche senza microfono? Ah, okay. Allora, un'ulteriore precisazione, perché è stata fatta una domanda sulla chat. Ovviamente il tunnel di collegamento è incluso insieme all'ascensore del tunnel di Colle Maggio, no? Abbiamo unito i due interventi, cioè il rifacimento del Tapirulan e la realizzazione dell'ascensore. Così come giustamente qualcuno ci ha chiesto delle aree camper, le aree camper ci sono, c'è un'area camper importante a Fonte Cerreto, poi ci sono aree di sosta camper che stiamo già anche qui realizzando, però una di fronte al cimitero a Carrefour, e ringrazio l'assessore Taranta perché grazie alla collaborazione tra i due assessorati
Stiamo rimettendo a posto tutta l'area e saranno realizzati parcheggi auto, area di sosta camper, un'altra area di sosta camper sta prevista a Piazza d'Armi e a Villa Gioia, e questa qui di Fonte Cerreto. E sono aree che si vanno ad unire a quelle già esistenti. So che ci sono anche richieste da parte di privati che vogliono realizzare delle aree camper, ben vengano anche queste richieste, perché abbiamo visto quest'estate che la domanda è stata molto rilevante e l'offerta più top della città non era all'altezza della domanda. Proprio per questo ci siamo, diciamo, attrezzati e abbiamo inserito un focus all'interno del piano. Bene, non ci sono altre domande. Grazie a tutti. Naturalmente si tratta di un lavoro molto complesso che è anche visibile, diciamo, sono prima parte sono 500, diciamo, è qualche migliaio di pagine, quindi lo spettro delle analisi e delle risposte contenute è molto ampio, ma credo che, insomma, oltre che nelle schede riassuntive, che chiedo quelle che ha illustrato l'ingegnere di mandarle naturalmente ai giornalisti in maniera tale che avrete un riassunto anche in ordine alle risorse necessarie per la piena attuazione del piano, suddivise fra quelle che abbiamo già ottenuto, quelle ottenibili in maniera pubblica, quelle ottenibili in maniera diciamo attraverso il ricorso alla collaborazione dei privati, e quelle su cui dovremo lavorare. E ricordo che non è solamente il recovery lo strumento che oggi è in campo, ma c'è tutta la programmazione europea 21-27 su cui la Regione Abruzzo sta già lavorando, che sono i fondi europei e l'FSC, quindi, diciamo, quello che un tempo era chiamato Master Plan. Quindi, diciamo, tutta questa lavoro di programmazione verrà sottoposto alla Regione per essere inserito almeno in quota parte nell'ambito della programmazione regionale, considerando che i temi che ci sono, il ricorso al trasporto pubblico locale, la cosiddetta transizione ecologica, il miglioramento della qualità della vita delle comunità, sono temi centrali anche nella prima bozza di documento di recovery che è stato sottoposto alle Camere, in attesa della stesura definitiva che dovrà avvenire, mi sembra, entro la fine di aprile, dovrà essere inviata alla Commissione europea. Per cui, se ci sono, trattandosi di un tema molto ampio e molto delicato, su cui è anche facile fare qualche, diciamo, fare un po' di confusione, che se c'è bisogno di approfondimenti, insomma, sia l'assessore Mannetti che l'ingegner Ciurnelli sono a disposizione dei colleghi giornalisti per meglio approfondire i contenuti. Grazie a tutti e buona giornata. A posto, così possiamo staccarci. Okay.